Ciao a tutti, qui è il vostro Diciamo Games con un nuovo video tutorial. Allora, in questo video tutorial parleremo su come creare una texture per Minecraft. Allora, innanzitutto dobbiamo andare su questo sito qui, painterlypack.net, customizer.php, vabbè. Lo metterò in descrizione. Poi qui ci sono vari pulsanti e cose dove noi settiamo tutti i vari oggetti. Allora, allora, in inglese, ma se non capite l'inglese, usate Google Chrome che vi traduce la pagina in italiano. Qui sta caricamento in corso, vabbè. Allora, innanzitutto, ecco fatto. Poi, innanzitutto iniziamo qui. Qui dice il mio pattern icona, cioè quando noi andiamo, faccio vedere, ad aprire Minecraft e selezioniamo le texture, si carica, ecco, e questa icona qui, come qui default, e qui la texture pack. Questo è quello che ho fatto io la mia prima per provare un pochino e dopo ve la faccio vedere. Allora, questo lo possiamo ridurre con. Allora, e quindi ce ne sono varie, come questa, 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 questa e questa. Insomma, le vedete, però ci passate sopra un'icona piccola, ve le ingrandisce per vederle. Poi iniziamo qui. Click here to expand all option. Questa non l'ha tradotta perché sono delle immagini. Allora, ecco qui. Io voglio rose rosse come i miei fiori rossi. Oppure voglio stelle di Natale inverno come i miei fiori rossi. Quindi sostituisce i fiori rossi che ci sono normalmente nella default, nel texture pack default, e li sostituisce con quelli che scegliamo noi. Poi qui dice quanto, ecco. Poi qua come i fiori gialli, possiamo i fiori gialli, qua i funghi, il fungo rosso, il fungo beige e il cactus, che scegliamo se cactus sia con il fiore o scegliamo come deve essere anche nella neve. Poi come le arbusti del deserto possiamo scegliere delle erbacce, chiamiamo degli arbusti, oppure dei piccoli cactus. Qui scegliamo le foglie dell'albero. Questo è del pino. Poi queste delle sfumature. Questo è sempre. Sempre l'albero, altro tipo di alberi, poi le sfumature, ecco qui, i tronchi, qui scegliamo tutti i tronchi che vogliamo, vorrei che la corteccia originale per i miei alberi di quercia sia così, poi alberi di pino, le betulle, e qua diciamo i bonsai, qui li chiama, sarebbe il seme, quando spacchiamo la foglia ci dà quel seme per piantare l'albero e noi vediamo quello lì. Scegliamo per ogni cosa, qua il seme, poi qua scegliamo il tipo del raccolto, quello vogliamo, le erbacce, la grandezza, poi qui la zucca, il bambù, la terra, deserto, c'è la qua dice terreno lavorato, poi qui il colore dell'erba, qui la sfumatura e qui importante se vogliamo che l'erba sia solo un pezzetto, un terzo, qui 2/3 o completamente, poi qui la neve se la vogliamo, quella che dice croccante, un tomo con delle righe in mezzo oppure normale, e qui la stessa cosa della terra però con la neve. Poi voglio usare chiare questioni di ghiaccio.
E qui le impostazioni del legno, la cesta, la libreria, la musica, la TNT, le porte, la botola, le rotaie, cioè le scale, le rotaie, altre rotaie, cartelli. E qui il letto, a me piace molto questo, carino. Le leve, poi devo andare molto veloce perché c'è tanto da fare. Poi le torce, la roccia, il forno, la fornace, tutto quanto. Insomma, ve lo vedete un po' voi perché, come vedete, c'è molto, ma molto da fare. Infatti, ci vorrà un bel po' di tempo. Perché qua tutto quanto poi finisce. Poi, qua anche le cose aggiuntive delle mod. Qua. Poi inseriamo il nome che vogliamo dare alla texture e poi crea il mio pacchetto Pantry e ti dà un pacchetto zip, scaricherà questo qua. Allora andiamo a vedere il mio come è fatta. Andiamo nel server, ecco qui. Ah, come vedete le torce sono cambiate, la spada, anche la grafica di qui, l'armatura, questa sarebbe l'armatura di diamante, le cesoie, la botola, le porte, ecco il letto, il che mi piace molto. Poi qui, ah, possiamo anche settare i quadri, tipo, che ne so, uno non vuole gli scheletri, quelli non gli piacciono, allora io ho settato quello là con i paesaggi, poi queste sono le ceste. Si può impostare praticamente tutto, anche le cose della lana, blocco per blocco. Il vetro anche. E qui vedete anche fiori, un po' com'è, quelli sono blocchi di diamante, sarebbero. La fontana, qua c'è una fontana, vabbè. Questo qua si può modificare anche il coso del Netherrack. Quella sarebbe la roccia indistruttibile. Non mi viene il nome. La bedrock, il diamante. Insomma, il legno. Questa è una texture pack. Come può essere la prima, non mi è venuta male. Mi è venuta anzi abbastanza bene. E mi piace, non è brutta. Questo è il ferro. L'oro laggiù, vabbè. E non mi piace, cioè non mi piace. Non è pessima, diciamo. Mi è venuta abbastanza bene, almeno per il conto mio. Poi, se non vi piace, voi. Ah, possiamo impostare anche gli animali e i mob. E anche quello per centrare, quello che sta al centro, che per mirare, diciamo. Possiamo anche modificare i mob. Tipo, i mob io non li ho messi. Niente. Con la faccetta del creeper. Li ho messi, adesso vi faccio vedere. Così. Troviamo la parte dove ci sono i mob. Ecco qua. Ah, possiamo modificare anche la luna e il sole. Avere anche due soli. O la luna così, tonda. Ecco i mob qua. Sono gli i ragni. Sono i zombie. Questo è lo scheletro mucca. Il fantasmino. Quello del Nether. La, diciamo, che ho piovra, l'ho messa così, il calamaro mi piace così. Ed ecco, ah no, questi sono i cani, sì, i lupi. Queste sono le pecore, questi sono i maiali, questo è lo zombie. Ecco, creeper, eccolo qui. Io ho messo questa che mi piace molto. È carinissima. Nella faccetta del creeper che sorride. Bella. Se no c'è anche il creeper della neve. Se uno vuole fare un texture pack con la neve, mette questo, mette i cactus con la neve e tutto quanto. E la chiama, che ne so, texture pack natalizia.
Insomma, questo qui è il sito per farlo. E vi do anche, se volete, ve lo scaricate, questa mia texture, se vi piace, tanto per regalarvelo. E vi metterò il link in descrizione di Mega Upload, e ve lo scaricate, spero che vi piaccia. E niente, ad un prossimo video. Ciao a tutti, Massimo Games. Ciao.